presidente della commissione cultura, era anche presidente di questa cooperativa. Bene, è colpa sua se Ken Loach non è venuto a ritirare il premio al Torino Film Festival, perché questo signore del PD pagava la gente 4,50 euro all'ora, e quando qualche lavoratore gli ha fatto notare che era un prezzo da schiavi, bene, li ha licenziati. Ovviamente è stato condannato dal TAR, ma questo è il PD. Io dico, meno male che sono di sinistra, se no agli elaboratori li ammazzavano probabilmente, per strada, a fucilate. Questa gente è solo in grado di fare business, business sulla pelle di noi altri. E succede da Trieste al Cara di Mineo, da nord a sud, in Emilia Romagna, in Toscana, in Liguria, sono tutti uguali, hanno business insieme, lo vediamo appunto il Cara di Mineo, visto che parliamo tanto di immigrazione. L'immigrazione, il problema dell'immigrazione è causata per lo più da questi signori che ci speculano sopra e sono uniti tutti quanti, ve l'avranno già detto, lo ripeto, ci sono dentro Alfano, c'è dentro Nuovo Centrodestra o Centro dei Tenuti, come viene appellato, poi c'è la CL con faccendieri a vario ordine e grado, i cristiani, meno male che sono cattolici, se no cosa facevano? Ci ammazzavano per strada anche loro? Come i pittini di sinistra? È così che dobbiamo finire? Morti, ammazzati e schiavi? Questo vogliono. Se non l'avete ancora capito, la crisi non finirà mai. La crisi è il loro modo di guadagnare i soldi. La crisi è il loro modo di inginocchiare il nostro paese. La crisi è il loro modo di privarci di ogni libertà che hanno... abbiamo conquistato con sudore, con persone e lavoratori che sono morti per questi diritti, con personale e funzionari dello Stato che sono morti per questi diritti. Bene, questa roba qua, questo schifo che state vedendo, non lo riusciremo a eliminare se non siamo tutti uniti. Non basta essere seduti davanti al divano e indignarsi, non basta partecipare a qualche manifestazione, bisogna prenderli a calci nel culo, bisogna venire alle piazze, venire davanti al Senato, venire davanti al Parlamento, riempirla, stare lì finché non escono, come è successo ieri al DDL scuola, quell'individuo vergognoso. Quell'individuo vergognoso di Zanda è riuscito a dire che i cittadini in Parlamento che protestavano erano indegni, che modificavano il voto, influenzavano il voto di fiducia. Questa gente va cacciata e dobbiamo riprenderci noi quel Parlamento, i cittadini. 5 anni fa non avrei mai pensato di essere qua a dirvi queste cose, quindi la storia è cambiata, il vento è cambiato, basta soltanto riappropriarsene del nostro potere, perché lo Stato siamo noi.